Grazie. Grazie anche per l'importante contributo che hai dato e voglio ringraziare Matteo per l'intervento di assoluto spessore che ha fatto e per questo mi limiterò a fare delle brevi considerazioni perché ho, come sicuramente tutti voi, voglia di ascoltare. È una fase difficile in cui è stato spesso complicato anche riuscire a fare iniziative, a incontrarsi, ma c'è tanta voglia di ascolto e di condivisione, perché questo è un punto assolutamente importante. E noi attraversiamo una fase molto delicata, noi nel senso di questo paese. Siamo di fronte ad una situazione inedita, come è stato più volte richiamato. E parto da qui per dire appunto brevemente che una forza riformista, qual è Italia Viva, in una fase come questa non può che non assumere le responsabilità, anche al di sopra della forza che al momento esprime. Noi assumiamo la responsabilità perché in questo paese, in questo momento, c'è bisogno di equilibrio, di razionalità e di rigore. Perché il paese è attraversato da una grande paura. Il Covid non è soltanto un'emergenza sanitaria, sta intervenendo sulla carne viva delle persone e incide molto su il sentire, anche sul senso di appartenenza. E queste paure hanno bisogno di essere governate e hanno bisogno di avere solide, solidissime posizioni politiche, perché io sono, vi devo dire, preoccupata. C'è molta tensione nel paese e vorrei invitare tutti a non sottovalutare quanto è accaduto a Bergamo l'altra sera. C'è una rabbia che può essere strumentalizzata e strumentalizzata pesantemente, e noi, proprio da forza riformista, abbiamo il compito di comprendere quella rabbia e di mettere in campo tutte le nostre forze, le nostre competenze, le nostre energie per cercare di dare uno sbocco che deve essere uno sbocco sempre più in direzione democratica, ma sempre più in direzione della soluzione dei problemi che questa fase inedita ci presenta in modo ancora più drammatico rispetto ai mesi passati. Questo è il momento in cui la politica, quella che Matteo diceva nel suo intervento, quella con la P maiuscola, ha il dovere non solo di contemplare i problemi, ha il dovere di conciliare salute, economia e lavoro, perché questa è l'emergenza che noi abbiamo. Conciliare salute, economia e lavoro. E per fare questo c'è bisogno di una forza politica che ha dentro di sé competenze, che non rinuncia allo studio e all'approfondimento, al coinvolgimento delle persone e a guardare non in modo aristocratico ai problemi delle persone, ma guardare ai problemi delle persone cercando di coinvolgerli in una soluzione. Perché il Covid mette di fronte la classe politica di fronte alle sue responsabilità. Oggi bisogna gestire la complessità, quella che nessuno avrebbe immaginato fino a un po' di mesi fa. E gestire questa complessità significa non utilizzare le risorse, non dare prebende, non distribuire finanziamenti che non abbiano una finalizzazione che è quella di aiutare le persone a stare in relativa serenità, ma di dare anche uno sguardo più lungo, di costruire una soluzione che guarda più in avanti. E allora oggi gestire la complessità per me significa investire e innovare, non impegnare risorse, investire le risorse e investirle nella direzione giusta,
capendo quali sono le criticità maggiori e come devi affrontare quelle criticità senza scorciatoie. E a chi dice che talvolta siamo stati un po' irruenti anche nella battaglia politica, pur svolgendo funzioni di governo, noi siamo in grado di presentare questo come nostro bagaglio politico, culturale e programmatico. Siamo stati irruenti perché non ci accontentiamo di dire abbiamo dato risorse, abbiamo distribuito risorse. Il nostro assillo è quello di costruire soluzioni, di coinvolgere nella costruzione delle soluzioni. Perché è evidente che in questa condizione del nostro paese, del mondo, che si trova ad affrontare l'emergenza del Covid, si amplificano le criticità e c'è il dovere di rispondere in modo rigoroso, come dicevo prima. Noi sappiamo che nel nostro paese un tema fondamentale è quello della sanità, del servizio sanitario. Per tanti anni ci siamo detti siamo la sanità migliore del mondo. Non voglio riprendere le cose che ha detto Matteo, da me assolutamente condivise, e proprio perché noi partiamo da lì sappiamo che oggi c'è un'emergenza alla quale dobbiamo dare una risposta senza aggirare le questioni, così come un altro tema importante con il quale si deve misurare la capacità della classe politica è la questione dei trasporti e la questione delle infrastrutture, le questioni che sono state richiamate prima. Perché faccio questo richiamo a il che fare e a perché noi con Elena, con Ivan, ma con tutto il gruppo dirigente, con i presidenti dei gruppi, abbiamo in questi mesi spesso tenuto il punto, spesso siamo stati individuati come quelli che volevano creare problemi al governo. Noi lo sapevamo però che non si risolvevano i problemi e lo sappiamo ancora adesso, che non risolvi i problemi chiudendo la scuola. Forse hai meno contraddizioni che intervenire sulla struttura economica, ma se chiudi la scuola devi sapere che stai mettendo in difficoltà, se non in discussione, il diritto alla formazione delle nuove generazioni, e noi abbiamo bisogno invece di avere un di più di formazione delle nuove generazioni, ma hai delle ricadute delle quali ti devi fare carico e devi evitare di avere quelle ricadute, perché se intervieni sulla scuola, il risultato che poi hai chiudendo la scuola è che metti in discussione sostanzialmente il diritto al lavoro delle donne. Troppe, moltissime donne in questo anno hanno perso il lavoro, non solo perché sono andate in difficoltà i settori dove lavoravano, molte sono state costrette a rinunciare al lavoro perché dovevano farsi carico di quel tema antico della conciliazione tra condizione familiare e lavoro e lavoro fuori casa. Allora noi ne abbiamo fatto una battaglia, Elena parlerà dopo e credo che dirà quanto su questo abbiamo insistito e continuiamo ad insistere, ma questo è un tema che noi dobbiamo far vivere nel confronto anche con le persone. Non sono impuntature, non sono temi per mettere in difficoltà né per criticare questo o quell'altro ministro, sono gli snodi fondamentali che oggi devi affrontare per cercare di non uscire da questa crisi con una devastazione a partire dalle persone che più in questi anni già hanno pagato scelte sbagliate. Allora si pone questo tema, il ruolo delle donne anche in questa fase, il ruolo delle donne nelle scelte che si vanno a compiere. Un'altra domanda che noi ci facciamo e che dobbiamo far vivere di più anche nel dibattito pubblico: bastano gli strumenti attuali? Io credo di no, perché questo significherebbe pigrizia dal mio punto di vista. Dire finanziamo gli strumenti attuali e così abbiamo dato una soluzione. Noi sappiamo che se blocchi delle attività puoi utilizzare lo strumento della cassa integrazione. Non abbiamo mai detto che le persone devono rimanere senza reddito. Ma noi sappiamo, perché
non ci consegniamo alla pigrizia, che nel momento in cui hai attivato la cassa integrazione per il lavoro più strutturato, non voglio dire garantito, per il lavoro più strutturato, poi rimane un campo grandissimo, vasto, di lavori che non hanno tutele. E allora per una forza riformista come la nostra, dire sì alla copertura del reddito per il lavoro strutturato non può essere non abbiamo risorse per dare risposte ai cosiddetti nuovi lavori. Perché per noi che lavori in un'azienda di trasformazione, che lavori in un'azienda alimentare o lavori in una struttura dello sport o in un cinema o in un teatro o fai il rider o fai tanti di quei nuovi lavori o sei partita IVA, sei una persona portatore di diritti ai quali lo Stato deve dare risposte. E su questo c'è un confronto vivacissimo anche all'interno del governo. Perché le strade conosciute, appunto, sono conosciute e si possono mettere risorse e andare avanti così. C'è oggi da inventare, da costruire un nuovo modello sociale e lo devi fare nel mentre stai gestendo una crisi devastante, perché non ci può essere un prima e un dopo, perché un prima e un dopo significa lasciare soli, lasciare senza coperture centinaia di migliaia di milioni di uomini e donne, e soprattutto uomini e donne che sono quelli più giovani. E allora la sfida che noi abbiamo davanti è quella di come costruiamo un nuovo welfare proprio in questo momento. Quello che abbiamo cercato di fare in questi mesi, a chi ci ha detto ma criticate il governo però state lì, stiamo lì perché pensiamo che questa nostra forza politica è in condizione di dare un contributo di merito. Fa bene Matteo, anche se spesso non siamo creduti, a dire non siamo andati e non andremo a chiedere più ministri, più sottosegretari, postazioni di governo. Andiamo a fare una battaglia per dire definiamo insieme quali sono i punti sui quali misuriamo davvero la qualità della classe politica, anche la qualità dell'azione di governo. Noi lo sappiamo che questo anno di discussione, di emergenza che abbiamo alle spalle, questo quasi anno che abbiamo alle spalle di emergenza sanitaria, oltre ad aver acuito le questioni che richiamavo prima, ha creato nuove fragilità. E quando abbiamo criticato anche in queste settimane dalle postazioni di governo reddito di cittadinanza e quota 100, non era per negare il diritto delle persone, ma per dire che l'emergenza sanitaria ha creato nuove fragilità alle quali quelle risposte non sono risolutive. Quelle risposte hanno da una parte aggravato la situazione nella pubblica amministrazione e dall'altra non hanno dato strumenti per potersi sentire più dentro il coinvolgimento della vita sociale. E allora noi sappiamo che anche se è complicato, se non è stato fatto in momenti in cui era più semplice, bisogna farlo adesso che molti riscoprono l'importanza degli strumenti che abbiamo messo in campo con il Jobs Act. Adesso bisogna saper conciliare la fase dell'emergenza con l'esigenza della formazione, con l'individuazione di strumenti che ti devono rendere più forte per restare o per entrare nel mondo del lavoro. E questa è una sfida che può portare avanti una forza riformista, che non si fa intimorire dalla complessità e che non sceglie appunto la pigrizia, così come abbiamo fatto con il venire avanti di maggiori povertà, quando abbiamo visto che alle persone già povere, che avevano difficoltà a mettere insieme un pasto caldo, si sono aggiunte tante giovani coppie
giovani coppie con figli piccoli, che un giorno erano partite IVA con un reddito medio e il giorno dopo si sono trovati nella povertà più nera. Abbiamo portato un fondo che fino all'anno scorso era di 10 milioni di euro a 300 milioni di euro. E questa è una battaglia non della sottoscritta, perché se io sto nel governo e se incido con Elena sulle misure che andiamo a proporre è perché abbiamo questa forza politica, è perché abbiamo dei gruppi parlamentari con i quali fino a questo momento, io spero per sempre, non si è mai creata quella situazione della vecchia politica, dei litigi, delle contrapposizioni, del chi conta di più. C'è stata invece vera collaborazione e insieme siamo stati capaci di incidere nel governo e anche nell'attività legislativa, nel momento in cui si è potuto migliorare anche tanti, tanti provvedimenti. 300 milioni di euro destinati a dare la possibilità alle persone in estrema difficoltà di poter andare a fare la spesa e di non essere etichettati come quelli che andavano lì a pietire un pasto, perché lo Stato deve farsi carico di queste questioni. Allora ho detto che sarò breve e quindi voglio avviarmi già a concludere. Noi siamo una forza giovane, abbiamo competenze, abbiamo belle esperienze e io credo che abbiamo tanto spazio da poter andare a ricoprire se insieme continuiamo a fare, anche in questa fase in cui è difficile contattare le persone, andare ad incontrare quelle tante solitudini che hanno bisogno però di buona politica. Noi oggi abbiamo bisogno di avere il coraggio di misurarci con le sfide ampie. Il coraggio che oggi a noi è richiesto è quello di sapersi misurare anche con i temi della riconversione, di quale idea di paese e di quale modello di sviluppo deve avere questo paese. Perché non basta dire che all'Italia ha la cassa integrazione. Noi dobbiamo dire se a quelle persone stiamo costruendo un futuro che deve essere un futuro di lavoro e non di assistenza, e se le risorse dello Stato le stiamo impiegando per dare una prospettiva alle persone che sono lì impegnate, per rafforzare un'importante infrastruttura e per dare anche nuove opportunità alle nuove generazioni. E questo vale per tanti punti di criticità nel nostro Paese. Quando diciamo non scegliere le strade più semplici, diciamo che se si cercano solo gli applausi e non ci si misura con la complessità di una proposta che deve puntare a dare soluzioni, noi sappiamo che si producono danni ed è quello che vogliamo assolutamente evitare. Quindi nella nostra impostazione un'idea di paese, un modello di sviluppo è senza timidezze, essere protagonisti anche quando è necessario stringere i pugni, non perché vuoi mettere in difficoltà l'altro, ma perché vuoi aiutare tutta la compagine di governo a misurarsi con i temi che riguardano effettivamente la vita delle persone. Io penso che la scelta che stiamo facendo oggi di strutturare ancora di più il nostro partito è una scelta giusta, perché ci aiuterà sicuramente a fare meglio la politica e a fare più politica, perché stiamo ampliando gli organismi dirigenti, stiamo mettendo in campo delle energie straordinarie e tutti noi dobbiamo coinvolgere anche quelli che negli organismi non ci sono e non ci saranno, ma farli sentire parte di un programma, di un progetto che è una sfida importante. Noi dobbiamo sempre di più puntare ad includere, ad ampliare il coinvolgimento, a fare politica e a fare formazione politica, perché di questo c'è tanto, tanto bisogno. E io credo che noi possiamo su questo davvero dare un grandissimo contributo. Ora concludo con un abbraccio davvero di cuore a Matteo e a Maria Elena. Non è bastata neanche una sentenza importante della Corte Costituzionale. Ancora palate di fango che vi vengono gettate addosso e che ci vengono gettate addosso.
Io devo dire che apprezzo davvero tantissimo la vostra forza e la vostra eleganza nell'affrontare e nel rispondere a queste che sono non solo ingiustizie, sono qualcosa di più. Ma la vostra forza e la vostra eleganza è quella che dobbiamo avere tutti noi in questa fase, perché la politica, il rigore, la qualità delle persone è e deve essere più forte di ogni strumentalizzazione. Grazie, grazie a tutti voi per quello che state facendo e al tanto lavoro che abbiamo e che sono certa faremo insieme. Grazie.